Grazie per il suo intervento. Vogliamo capire anche a beneficio di chi ci ascolta di Allora, quale anche progetto qui, stiamo parlando. questi sono lavori di ristrutturazione e anche di riqualificazione delle aree di proprietà comunale del San Paolo dove sorgono alloggi di propri immobili di proprietà comunale assegnati agli sfrattati. Dopo decenni siamo intervenuti riqualificando quegli edifici e ovviamente ci troviamo anche di fronte a queste situazioni nelle quali l'assegnatario si lamenta per l'operato dell'impresa. Esiste però un discorso che viene controllato, il rapporto viene controllato dal direttore dei lavori. E comunque l'impresa non potrà ritenersi libera dagli impegni assunti se l'opera non viene collaudata. Adesso io non faccio più l'assessore al patrimonio e all'edilizia residenziale pubblica. Segnalerò, anzi interverrò sul direttore dei lavori per verificare la denuncia fatta dal signor Cassano, da Cassano. E vediamo che cosa si può fare. Abbiamo un altro Ma noi telefono. non siamo proprietari dell'azienda. No, no, vabbè, intendeva dei lavori, L'azienda ha immagino. appaltato le I opere lavori. dal comune. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno e buon pomeriggio meglio. Sì, buon Pronto? pomeriggio. Sì, prego, Buon prego. pomeriggio. Innanzitutto faccio i complimenti all'assessore, che è una persona che stimo tantissimo da veramente da tanti anni, persona seria. Grazie. Assessore, vorrei segnalarle due problematiche che abbiamo a Carbonara in via Venezia, ovvero c'è una strada interdetta da Cubi in calcestruzzo che va da via Postiglione in via Venezia. Purtroppo questa strada, o meglio, per fortuna questa strada è stata asfaltata, ci sono tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili, ci siamo rivolti a chi di competenza e ci hanno detto che esiste un contenzioso tra l'impresa costruttrice di una diciamo, dei lotti di residenza che sono lì, con il comune. Pertanto l'impresa non toglie questi cubi fino a quando non si risolve il problema. Pertanto, se può fare qualcosa, intervenga. Questo è il primo problema. Sempre in via Venezia, e non tolgo tempo a nessuno, gradiremmo avere i cassonetti per la raccolta differenziata. Questo è purtroppo noi vogliamo essere invogliati a fare questo, la raccolta. Io sono uno che fa raccolta e per portare a destinazione mi devo fare un bel po' di metri. Buon pomeriggio a tutto, a tutti, Mi perdoni, mi via auguro di Venezia essere stato dove? chiaro. Mi dice il Grazie. numero. Pronto? Sì? Mi può dire il numero civico di via Venezia? Allora, la strada interdetta è di fronte al numero 69 Sì, mentre i ed è una cassonetti strada sempre. interdetta da cubi in calcestruzzo. No, conosco bene la storia di quella strada. Invece mi dica dove chiedete i cassonetti. Allora, è sempre in via Sempre Venezia, via Venezia. Carbonara, è la Sottotraccia. strada del cimitero praticamente. Sì. Ok, perfetto. Va bene, d'accordo. Così possiamo passare la segnalazione al presidente dell'AMIU. Sì, per la raccolta differenziata va detto che purtroppo la raccolta differenziata ha dei costi per gli investimenti e non può essere promossa su tutto il territorio urbano perché altrimenti avremo dei costi spaventosi per il servizio di igiene urbana. Stiamo gradualmente estendendo gli ambiti di intervento. Non so se l'AMIU ha programmato di estendere a Carbonara la raccolta differenziata. Posso dire però che con l'AMIU e con l'assessorato all'ambiente stiamo concertando un ragionamento per trovare le modalità di dotarci di un impianto di produzione del compost, un impianto di compostaggio che ridurrebbe il conferimento in discarica per il rifiuto umido e ci consentirebbe così di ottenere dei risparmi per il conferimento in discarica che poi potremmo utilizzare per potenziare gradualmente la raccolta differenziata.
nel regolamento della TARSU che approveremo insieme al bilancio, ci saranno delle forme incentivanti per la raccolta differenziata, soprattutto per le realtà diverse dalle residenze, perché riteniamo che in quella direzione possiamo spingere di più e ottenere un innalzamento della percentuale di raccolta differenziata. Che poi sarà necessario. Che naturalmente fa bene al bilancio. Fa bene al bilancio. Perché se superiamo il 40%, non saremo costretti a pagare l'ecotassa nella misura di 25 euro a tonnellata. Ma questa direi che è una forma di sensibilizzazione migliore, perché quando scopriamo che poi pesa sulle nostre tasche, chiaramente siamo un po' più responsabilizzati. Anche perché dobbiamo coprire l'intero costo del servizio, quindi noi non ci dobbiamo dimenticare che incassiamo 45 milioni di TARSU e paghiamo 63 milioni il contratto di servizio con l'AMIU, quindi dobbiamo stare attenti a queste cose, perché abbiamo l'obbligo di coprire l'intero costo del servizio e dall'anno prossimo addirittura cambierà la TARSU e il regime sarà di tipo diverso. Per quanto riguarda invece la strada via Venezia, sempre interdetta al traffico, è vero, c'è un contenzioso con l'impresa che ha realizzato in corso d'opera, se non ricordo male, la strada un po' più stretta rispetto alla metratura prevista per legge. Si parlava di 5 metri e mezzo, se non ricordo male, con uno spanciamento del marciapiede sulla carreggiata stradale, per questo effettivamente c'è un contenzioso. E tra l'altro il comune è intervenuto facendo una forzatura perché ha effettuato un impianto di illuminazione su quella strada, perché i cittadini avevano lamentato la zona assolutamente al buio. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Posso fare una domanda all'assessore? Sì, sì, prego, prego. Sono Altieri e abito zona Iapigia, precisamente via Sant'Anna, è una perpendicolare di via Gentile. Sì. Da poco, nel senso che posso notare che l'attenzione alla prostituzione che c'è in quella zona è ormai scemata, non c'è più da parte delle forze dell'ordine. Sì. Volevo fare un suggerimento all'assessore, visto che ho sentito che ci sono dei fondi, perché non si utilizzano per assumere dei vigili stagionali da qualche graduatoria dei paesi vicini e si controllano più minuziosamente? Assessore, non c'è più nessuna pattuglia che gira, non c'è nessuno, proprio è abbandonata a se stessa quella zona. So che durante la stagione estiva accrescono i compiti della polizia urbana, non c'è più, sono abbandonata a se stessa, aumentano sempre di più. Assessore, ci sono delle ragazze letteralmente. Non la sento. Sì, abbiamo perso l'ascoltatore, non so che problemi ci siano. Pronto? Mi sente? No, la sentiamo lontanissimo, non vorrei che avesse allontanato la cornetta. No, no, io sono sempre... Adesso sì. Assessore, stavo dicendo che l'attenzione un po' del comune a quel fenomeno, la prostituzione, come pure l'abusivismo commerciale sulle spiagge, non ci sono controlli praticamente. Perché non si assumono dei vigili stagionali come fanno altri comuni, visto che ho sentito che ci sono dei fondi? Quali fondi? Ah, ho sentito che c'era una disponibilità prima, così vagamente. Ma quello è l'avanzo di amministrazione che noi per i vincoli del patto di stabilità non possiamo utilizzare. Cioè noi abbiamo dei limiti alla spesa che ci impediscono di utilizzare le risorse che pure abbiamo. E per quanto riguarda le assunzioni, anche le assunzioni a tempo determinato hanno dei vincoli ben precisi stabiliti dalle leggi nazionali che non possiamo violare. Assessore, gli altri comuni si sforzano un po'. Cosa cioè, si sforzano? No, guardi che assumono in alcuni periodi. Le posso assicurare che gli altri comuni che fanno quel tipo di assunzioni le fanno comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge nazionale. Quindi stia tranquillo che se potessimo fare delle assunzioni, noi che siamo con un organico al di sotto del 30%, delle previsioni di pianta organica, mi scusi, il accrescono i compiti. Scusi, mi ascolti, perché altrimenti se poi dobbiamo fare le cose perché ognuno di noi ritiene che sia giusto quello che sostiene, vabbè, allora non c'è risposta che tenga e che le devo dire.
se le dico che abbiamo dei limiti rigorosi e se violiamo quei limiti del patto di stabilità, l'anno successivo non possiamo fare ulteriori assunzioni, non possiamo contrarre i mutui, dobbiamo abbassare la spesa corrente, lo Stato preleva dai trasferimenti l'importo eccedente il patto di stabilità, allora stia tranquillo che gli altri comuni che fanno quelle assunzioni le fanno perché stanno nei limiti. Noi facciamo tutto quello che possiamo fare, purtroppo dobbiamo rispettare i limiti che il legislatore nazionale ci impone. Ringraziamo il telespettatore per essere intervenuto. In verità il problema credo che sia davvero un po' più ampio e più complesso. La lotta alla prostituzione non ne stiamo parlando oggi, ne stiamo parlando ormai da anni. Ci sono... Si tratta di un problema di ordine pubblico che peraltro non rientra nelle competenze specifiche dell'amministrazione comunale, ma io non ho voluto dare questa risposta perché mi sembrava un pochettino... Comunque ci sono stati numerosi blitz proprio due giorni fa da parte delle forze dell'ordine, i compiti della polizia municipale effettivamente sono un po', come dire, non sono proprio compiti appropriati nella lotta alla prostituzione, ogni tanto però sono stati fatti dei controlli. Certo, quando ci troviamo ad intervenire, interveniamo, non ci scarichiamo. La verità è che è difficile estirpare proprio il fenomeno della prostituzione, questo forse è vero, perché poi si spostano da una parte della città per poi confluire in altre zone. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio l'assessore al bilancio del Comune di Bari Gianni Giannini, che sarà molto cauto con l'IMU, questo per rassicurare tutti i cittadini, perché avevo posto questa domanda già nei giorni scorsi, è vero assessore, diciamo lo garantisce? Diciamo che nonostante le imposizioni del governo nazionale, cercheremo di mettere in piedi una manovra equa, la più equa possibile, che chiederà a chi ha di più di fare un sacrificio maggiore rispetto a chi ha di meno. Grazie all'assessore a bilancio Gianni Giannini per essere stato con noi, grazie assessore. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento torna come sempre mercoledì prossimo alle 15:30, arrivederci.